Allora, equazioni. Adesso cominciamo a parlare delle equazioni. E usiamo quello che abbiamo imparato nell'ora precedente. In particolare usiamo le matrici di incidenza. Per ogni nodo, come per esempio il nodo 3, vi ricordo che la matrice di incidenza che abbiamo introdotto ha come colonne i nodi, come righe i tratti. Cioè, per ogni nodo devo sommare su tutti i tratti che afferiscono a quel nodo tutti gli input e gli output. Quindi per fare questo io prendo la mia matrice di incidenza e sommo su i su tutti i tratti, che va in questo caso da 1 a 3. E scrivo AI3 per la portata di che cosa? Del tratto QI. La portata del tratto è questa, è l'equazione di continuità ai nodi, che mi dice, con le convenzioni che abbiamo usato con i segni meno e i segni più, mi dice praticamente che la somma delle portate nel nodo deve essere con il segno opportuno deve essere nulla. In particolare questa formula, se noi la esplichiamo, diventa Q1 più Q2 meno Q3 uguale a 0. Però il modo in cui si scrive in forma astratta è quello lì, se io avessi decine di nodi e decine di tratti. Non cambia nulla. Q con I è la componente del vettore colonna, che se in questo caso sarà qui da 1 ad n. In realtà, siccome i tratti io qui sono, cioè io sommo I da 1 a 3 qui, perché so il risultato, in questo sistema ci sono solo 3 tratti, ma se ne fossero 50 tratti, qui ne avrei 50. Questo vettore colonna però avrebbe sempre solo 3 elementi diversi da 0, Q1, Q2, Q3, cioè quelli che vanno direttamente a dentro quel nodo lì. E in ogni caso, cioè gli elementi di tante portate, quanti sono i tratti, però gli elementi che diventano diversi da 0 sono solo quelli in cui AI3 è diverso da 0, che sono solo quei 3 lì. L'equazione di conservazione della massa in generale si scrive in questo modo, come la matrice di incidenza trasposta, che diventa quindi non più tratti per nodi, ma nodi per tratti, per il vettore colonna delle portate Q, e questo è uguale a P, dove P è il numero di portate che vengono immesse nel sistema, quelle esterne. La matrice trasposta è questa che vedete qui. Ho semplicemente trasposto la matrice. In generale queste matrici dal punto di vista matematico sono delle matrici sparse, quindi non è, se il grafo è molto grande, ci sono soprattutto zeri, quindi questa non è una rappresentazione conveniente del problema. La formula matematica è conveniente e semplice scrivere le cose giuste. Dal punto di vista poi del calcolo bisogna arrangiare i dati in modo diverso, perché io non voglio scrivere centinaia di zeri che non contano nulla. Però questo è un altro discorso ancora. L'equazione della conservazione della massa in questo modo è esattamente questa. Qui dice, ma perché non l'abbiamo scritta direttamente così invece di scriverla in modo astratto? Perché dopo noi vogliamo scrivere, avere una rete arbitraria con n.000 nodi, m.000 tratti, e dobbiamo essere in grado di scrivere le equazioni in forma astratta. P1, P2, P4 sono le portate immesse nei vari punti. Se il P4, punto numero 4, avessimo
come vedete, noi abbiamo delle emissioni o, delle o degli emungimenti che sono P1, P2, P3 e P4. In P3 non ho messo nessun emungimento, potremmo mettere un ulteriore emungimento, per cui al posto dello 0 in questa vettore colonna potremmo mettere un altro elemento, se questo fosse necessario o richiesto. Dipende dalla natura del mio problema, ovviamente, se posso scrivere così, se devo rimanere in questo modo. Una cosa da osservare è che qui io ho assunto che nei dati fluisca una portata. Questo significa che l'emungimento, cioè l'utilizzo o l'immissione di portate, viene fatto solo ai nodi, in questo schema che io ho. È così? No, in natura non è così. Cioè in natura, non in natura, in pratica non è così nella realtà. L'immissione è fatta sempre puntualmente, ma lungo i tratti, in tanti punti, perché io ho lungo un tratto, ho per esempio 20-30 utenze, quindi ho 20-30 punti di prelievo che io normalmente trascuro associando invece i prelievi ai nodi che io ritengo importanti o sui quali voglio comunque calcolare la piezometrica. Dunque, sui tratti la massa, praticamente il volume di acqua, fluisce. Come si muove l'acqua nei tratti? L'acqua si muove in modo permanente e turbolento. È una condizione, è la condizione reale questa che avviene? No, non è neanche questa la condizione reale, perché in alcuni tratti sicuramente l'acqua non si muove di modo turbolento, quando per esempio le velocità discendono e sono prossime a zero, per dirne una. Inoltre il moto non è permanente, perché se io apro un rubinetto, una saracinesca, io, o anche se la chiudo, ho un moto vario. Io però nel calcolo dell'acquedotto considero sempre condizioni di moto permanente e in particolare condizioni di particolare emungimento, che sono quelli di massimo emungimento secondo delle caratteristiche che poi vi vado ad illustrare. Ho scritto l'equazione, allora, equazione di conservazione della massa ai nodi. L'altra equazione che ho a disposizione è l'equazione di conservazione dell'energia, o meglio sarebbe l'equazione della dissipazione di energia. E come faccio a scrivere l'equazione della dissipazione dell'energia? Uso una delle leggi di dissipazione dell'energia che conosco della meccanica dei fluidi, assumendo che il moto sia permanente e sia turbolento, e uso per esempio il Darcy-Weisbach o Gauffre e Strieder. Quindi, per esempio, nel tratto iesimo ho la cadente piezometrica che è J con I, che è uguale a che cosa? Lambda con I, che è il coefficiente di Darcy-Weisbach. Per quello specifico tratto, che avrà delle specifiche geometriche, sarà un tubo sarà fatto in acciaio, un altro sarà fatto in plastica, un altro sarà fatto in ghisa, per esempio, ciascuno di questi avrà delle caratteristiche di materiale diverso, quindi un lambda diverso. Ciascuno di questi tubi potrebbe avere anche dei diametri diversi, e quindi dicono G è l'accelerazione di gravità e V con I è la velocità che si viene a determinare nelle condizioni di moto turbolento che considero ben sviluppato e permanente. Oppure Gauckler e Strickler, che poi io userò in pratica, che è V quadro diviso I diviso K con S, che è il coefficiente di Gauckler e Strickler, al quadrato, per RH, che è il raggio idraulico, alla 2 terzi. Sempre ciascuno è caratteristico del tubo. Il raggio idraulico alla 2 terzi, siccome qui si tratta sempre di tubazione circolare, è uguale al diametro alla 4 terzi diviso 4 alla 4 terzi, che li compare al numeratore.
Come però a noi non interessano tanto le velocità, cioè ci interesserà a un certo momento anche le velocità, ma in questo momento ci interessano, cioè vediamo le cose meglio con le portate. Quindi possiamo trasformare tutto con le portate, ricordando che la velocità è uguale alla sezione bagnata diviso il diametro bagnato. Quindi ottengo delle relazioni leggermente diverse in funzione delle portate e in funzione dei diametri delle tubazioni, diametri interni ovviamente. Il K con S e il lambda con I me lo danno qui i costruttori delle tubazioni che io utilizzo nel mio sistema. Quindi il lambda con I è un elemento noto. Il Q con I e il D con I non necessariamente, in alcuni problemi saranno noti il Q con I, in altri problemi saranno noti i D con I, a seconda di come si va a strutturare il problema che vado a definire. Io poi ve ne mostro alcuni di questi problemi. Sì, questo c'è tutto il nome di tutte le variabili. Se prendo un tratto, allora, qual è? La dissipazione lungo il tratto, assumendo che la velocità sia costante. Beh, la dissipazione è data da una delle due leggi che abbiamo visto prima, quindi se voglio scrivere una formula generale che tenga conto che io possa utilizzare l'una o l'altra delle due leggi che ho scritto prima, è B con I per D con I alla meno V, dove V dipende dalla mia scelta di una delle due leggi. E qui il Q con I lo separo in due parti. Metto Q con I per modulo di Q con I alla alfa meno 1. Questo per tener conto della direzione che io ho assegnato al mio sistema. Lungo le maglie io ho assegnato arbitrariamente, i tratti hanno una direzione arbitraria. Potete pensare, questa la freccia che io ho disegnato nelle maglie, nei tratti, le frecce che io ho disegnato nei tratti le potete pensare come degli assi cartesiani, che io disegno arbitrariamente. Io disegno un asse cartesiano, poi non so se per esempio il mio punto si muove nella direzione dell'asse delle x, nella direzione dell'asse delle y positive o negative o dove. Nello stesso modo qui scelgo delle direzioni arbitrarie per i tratti, poi quando vado a fare i calcoli, se ottengo dei numeri negativi vuol dire che vanno nella direzione opposta a quella che io ho prescelto. Tutto qua. Ok, quindi per esempio se mi dico qual è la differenza di carico piezometrico tra i due estremi di un tratto, beh, il salto è H con I, questo è J con I per L con I, dove J con I è la cadenza piezometrica che abbiamo visto nella slide precedente, D con I alla meno mu, Q con I per modulo di Q con I per alfa meno 1, dove alfa di solito avremo uguale a 2. Perché considero la turbolenza, cioè non di solito, sempre lo prendo uguale a 2. Però siccome in teoria si potrebbero considerare anche dei casi di turbolenza non pienamente sviluppata, allora quel coefficiente può essere un numero compreso tra 1 e 2 e in questo modo ne tengo conto, ma noi lo prendiamo sempre uguale a 2. Quindi vedete che trascurate per il momento questo secondo membro. La cadente piezometrica è J con I per L con I, che è B con I, D con I alla meno V, Q con I per Q modulo di Q con I per alfa alla meno 1, adesso compare anche l'L con I. Questo a sua volta si può esprimere anche come cioè questo è il salto piezometrico, il delta H è uguale al delta H piccolo. Come faccio ad esprimere il delta H piccolo fra i due estremi di un tratto? Beh, l'H piccolo è misurato sui nodi, l'H grande è misurato sul tratto, perché è la differenza su un tratto dei due H piccolo. Per esempio, tornando
alla vabbè, non ce n'era nessuna. Eccolo qua. Vado sul tratto l'H, vabbè, ma questa è quella successiva, e allora andiamo direttamente a quella successiva. Per esempio, ho il tratto 1. Questo tratto 1 è tra i nodi 1 e 3. Quindi ho H1 che è il salto piezometrico. Questo è il geco lineare con tutta la sua espressione che mi viene dietro. Ma questo lo posso esprimere anche come H piccolo 1 meno, cioè H piccolo 3 meno H piccolo 1, che sono misurati dei nodi. Queste sono le tre equazioni che ho nei tratti. Quante equazioni ho? Ho tante equazioni quanti sono i nodi per la conservazione della massa e tante equazioni quanti sono i tratti per l'equazione dell'energia. Adesso se questo è il sistema che ottengo, posso risolverlo, dipende da quante variabili ho. E adesso andiamo a contare le variabili. Beh, vabbè, qui un po' di magia nera, nel senso che qui scrivo l'equazione di perdita dell'energia come un vettore riga per un vettore colonna. Però dopo bisogna fare i trasposti per ottenere le espressioni dentro, allora c'è un po' di manipolazione, più complicato è divertente per uno a cui piace queste cose, ma è complicato. Allora, H1, H2, H3, con H1 uguale H1 meno H3, H2 uguale H2 piccolo meno H3, H3 grande uguale H3 piccolo meno H4. Quante equazioni abbiamo? Tre equazioni per i tratti, un'equazione per l'energia. Quante variabili abbiamo? In linea di principio abbiamo 1, H1, H2, H3 sono tre variabili piccole. Q1, Q2, Q3 sono tre variabili, 6. D1, D2, D3 sono altre tre variabili, 9 variabili. Abbiamo solo 4 equazioni. Beh, 4, 5, 6, 7, scusate, abbiamo 7 equazioni, 9 variabili. Ci sono due equazioni di troppo, cioè due variabili di troppo. In particolare, allora uno comincia a dire, Q3 che è la variabile in fondo, la variabile che fluisce dal tratto 3, è una variabile che io devo fissare, perché per esempio in fondo a questa Q3 qua io ho la mia utenza consuma in un determinato giorno, in un determinato momento, una portata Q3. Quindi quella lì è un requisito di progetto, quindi Q3 per esempio è determinato. Se determino Q3, allora Q3 scompare. Poi mi scompaiono anche H1 e H2. Perché mi scompaiono H1 e H2 piccoli? Perché H1 e H2 piccoli, i livelli piezometrici nei nodi 1 e 2 sono determinati dal livello dei serbatoi. Quindi mi scompaiono altre due variabili. Le variabili che rimangono sono Q1, Q2, D1, D2, D3 e H3. Però solo a questo punto solo 4 equazioni utili. E le variabili sono 6. Quello che posso fare allora com'è? Devo necessariamente fissare altre due variabili. Vogliamo dire in un modo più accettabile, io ho la libertà di fissare due variabili in modo arbitrario e quindi
di solito ingegneristicamente come le andrò a fissare? Beh, le andrò a fissare cercando di costruire un sistema che costi il meno possibile. Per esempio, questa potrebbe essere una buona opzione ingegneristica. Quindi due variabili le fisso. E dopo ragioniamo come le possiamo fissare. Una volta che ho fissato due variabili, ho un sistema di quattro equazioni e quattro incognite, risolvo il mio sistema delle altre quattro incognite, è un sistema non lineare, potrebbe avere più di quattro soluzioni, ma questi generalmente sono stati, sono dei sistemi non lineari ma buoni, hanno quattro soluzioni potabili solo, si tratta di acqua potabile del resto, e quindi risolvo il mio problema. Per esempio, cosa potrebbe succedere? Q1 e Q2 sono le portate che vengono dalle sorgenti. Le sorgenti in realtà mi forniscono un'acqua variabile nel tempo, ma io posso dire da quella sorgente lì ho una concessione di uso che mi consente solo l'uso della portata Q1 o Q2. Allora, siccome Q3 è fissata, anche Q1 a questo punto è fissata. Se fisso Q2 mi scompare, l'equazione di conservazione mi scompare, mi rimangono tre equazioni, ma ho tirato via, ho fissato una variabile, Q2, e ho due variabili in meno, ho tre equazioni e quattro incognite. Lei mi guarda con sospetto, allora... Avevamo quattro equazioni e sei incognite. Ok. Tre di queste incognite erano le portate Q1, Q2 e Q3. La portata Q3, abbiamo detto, in questo problema è fissata dall'utenza. L'utenza ha bisogno della portata Q3. Quindi io ce l'ho come elemento di progetto. Poi, per esempio, l'ente pubblico può dire, beh, va bene, la portata Q2, anche la portata Q2 la fissi, perché quella sorgente lì, abbiamo fatto tanti studi, a questo andamento tu da quella sorgente non devi togliere più di della portata Q2. Allora fisso anche una portata. Allora prima avevo sei variabili, fisso la variabile Q2, me ne rimangono 5. Però se fisso la portata Q2, in realtà, vabbè, 5 variabili e 4 equazioni, una di queste equazioni è l'equazione di continuità, mi fissa l'equazione di continuità, a questo punto mi fissa la Q1. Eliminiamo l'equazione di continuità, eliminiamo anche le Q, mi rimangono 4 variabili che sono D1, D2, D3, H3 e le 3 equazioni dell'energia. A questo punto ho comunque quattro equazioni, quattro variabili e tre incognite. Posso usare il grado di libertà per fissare la posizione in cui metto il nodo di congiungimento, e questo nodo di congiungimento potrei per esempio fare dei ragionamenti sui costi di mettere questo nodo in diverse posizioni del mio territorio, a seconda della conformazione anche topografica del mio territorio, in modo tale da minimizzare i costi di esercizio del mio sistema. O altri costi che mi vengono in mente. Quindi a quel punto ho un grado di libertà che utilizzo in modo opportuno. E poi, utilizzato quel grado di libertà nel modo che ritengo opportuno io, che sono il progettista, le altre tre variabili le determino di conseguenza. Quindi queste sono le mie equazioni di continuità. In generale queste sono le mie equazioni di continuità ai nodi, e di solito è una domanda che io faccio: qual è l'equazione delle reti di distribuzione? Sugli acquedotti faccio semplicemente di solito una è questa equazione che vedete in questa slide, l'altra è l'altro insieme di equazioni, quelle che vedete in quest'altra slide, che sono le equazioni di conservazione dell'energia. Più complessa è capire quali sono le variabili rispetto alle quali io risolvo, dipende dal tipo di problema. Dopo, difatti, vedremo un altro problema, quello di una rete di distribuzione. In una rete di distribuzione abbiamo sempre
il solito numero di variabili, cioè abbiamo praticamente una portata per ogni tratto, l'altezza piezometrica su tutti i nodi, e poi abbiamo su tutti i nodi abbiamo dunque la portata e il diametro di tutti i tratti, quindi abbiamo 2t più n nodi e variabili, e in generale abbiamo n più t equazioni, quindi dobbiamo in qualche modo fissare t variabili per forma in un problema generico. Però prima di andare a descrivere quel problema, come risolviamo quel problema lì, vediamo un'altra cosa. Come sono fatte queste equazioni? Queste equazioni abbiamo detto che l'alfa è uguale a 2, però Q per Q mi fa Q al quadrato. Questa è un'equazione non lineare, cioè un sistema in cui una parte delle equazioni, quelle di conservazione della massa, sono lineari, quelle di conservazione dell'energia sono quadratiche. L'equazione risolvente di questo sistema generalmente ha un grado superiore a 5 e quindi non può essere risolta esattamente. Devo avere un sistema iterativo per risolvere il sistema di equazioni, tipo Newton-Raphson. Per voi, da un certo punto di vista, questo problema non si pone, perché voi usate un software, in particolare EPANET, che usa un certo algoritmo per risolvere questo sistema di equazioni, che si chiama algoritmo di Codini-Pilati, per i due studiosi italiani che hanno implementato questo algoritmo qua. Però supponiamo che si ponga il problema, che voi non abbiate EPANET sotto, voi dovete fare l'esame di Stato e non avete EPANET. Come fate a risolvere un problema? Poi vi viene chiesto di risolvere un acquedotto, di solito non vi capita a voi civili, ma comunque supponiamo che vi capiti un problema di calcolo di un acquedotto all'esame di Stato. E non avete il computer sotto mano con un risolutore adeguato del sistema. Beh, potete, tra virgolette, farle i conti un po' a mano. Allora, l'equazione di... qui ho scritto le equazioni, le vedete le prime due righe in alto, la prima è l'equazione di conservazione della massa, la seconda è la conservazione dell'energia, scritta in questo caso per H piccolo, cioè per le altezze piezometriche e i nodi. Il secondo membro si può scrivere come una delta di Q per Q, dove Q è il vettore colonna di tutte le portate che fluiscono dai tratti. E quella delta di Q è questa matriciona che vedete diagonale, che vedete qua. È una matriciona diagonale un po' sfortunata perché contiene il modulo di Q alla alfa meno 1, che è il termine che rende non lineare quel sistema di equazioni. Tutti gli altri termini li conoscete perché B dipende dal tipo di tubazione che usate e dalla legge di dissipazione dell'energia, o meglio, D con T in questo caso supponiamo che voi lo sappiate, e dopo vi dico perché. D con T lo sapete, L con T lo sapete, L con T è la lunghezza delle tubazioni, ma la lunghezza delle tubazioni non è un problema che voi vi ponete di calcolare, perché la lunghezza delle tubazioni, una volta che voi avete la planimetria dell'area, dovete disegnare la rete di distribuzione. Come la rete, come la disegnate? Beh, se è una rete di adduzione dovete andare dalla sorgente alla rete di distribuzione, quindi dovete disegnare un tracciato. Normalmente questo tracciato sarà un po' fuori dalle strade, perché evidentemente le captazioni sono al di fuori delle strade, ma dopo seguirete le strade e quindi avete un percorso più o meno disegnato, e quindi l'L con I voi lo sapete calcolare. Rimane il problema di questa Q con T. Allora, quello che si potrebbe fare, per esempio, è dire, e quello che solitamente si fa,
nei casi più complicati è dire, beh, il diametro delle tubazioni, cioè D con T, noi li diamo per assegnati, li assegniamo noi come assentimento, che significa in base all'esperienza di un certo diametro. Dopo vi darò alcune regole euristiche anche per fare questa scelta. Allora i D sono assegnati, mi rimangono le Q come variabili rispetto alle quali risolvere il sistema. Di nuovo mi rimane solo il problema della non linearità. Il sistema comunque, una volta che io ho fissato le D, è ben determinato, perché ho n più t variabili in n più t incognite, se fate i conti a ritroso. Quindi dal punto di vista matematico io so che quel sistema lo posso risolvere, però è non lineare, questo lo vedo, mi pare, fra un attimo, perché qui, come si immaginavo, sì, ho finito questa serie di slide. Il problema però qui, a questo punto, se io ho fissato i D, non è più un problema di progettazione come lo intenderebbe il capomastro, perché il capomastro che va a mettere in opera la vostra rete di distribuzione, a lui interessa qual è il diametro dei tubi e come li deve, dove li deve mettere planimetricamente e altimetricamente. Giusto? Non gli interessa quanta portata gli passa dentro i tubi. Da questo punto di vista, allora, la vostra rete, voi, tra virgolette, l'avreste già disegnata e progettata per l'implementazione. Magari non funziona correttamente dal punto di vista idraulico, questo lo dobbiamo vedere fra un secondo. Però dal punto di vista di chi la deve andare a porre in opera, è già assegnata. Allora, in questo caso, tutte le operazioni che facciamo dopo sono operazioni di verifica, si dicono. Perché noi stabiliamo in base a regole euristiche, cioè fatti con buoni ragionamenti, quali sono i diametri che dobbiamo mettere, andiamo a verificare che il funzionamento idraulico sia corretto una volta che abbiamo assegnato le tubazioni come le abbiamo assegnate. E questo è quello che facciamo nell'ultima parte della lezione.